Ecco. Questa volta la pietra è di quelle pesanti, 10 km divisi in tre lotti, che permetteranno di collegare il casello di Palmanova sulla A4 alla statale 14 che porta a Monfalcone. È l'identikit della variante di Grado. L'apertura dei cantieri per la realizzazione di questa infrastruttura da 60 milioni di euro, la più costosa mai realizzata dalla regione, significa molto. Consentire al traffico pesante di evitare il centro abitato di Cervignano del Friuli, mettendo poi a disposizione degli insediamenti produttivi un collegamento tra autostrade e imprese e dando, cosa da non sottovalutare, un po' di respiro agli abitanti della zona. L'opera verrà realizzata da Autovie Venete su delega regionale. Si inizierà dal secondo e terzo lotto. Il primo, tra Palmanova e Strassoldo, è ancora in fase di progettazione. Il secondo, lungo 5,5 km, si estenderà da Strassoldo a Cervignano. Per realizzarlo serviranno 1,5 anni e 43 milioni di euro. Da Cervignano partirà infine il terzo lotto, che porterà alla regionale 352, 2 km dal costo di 7 milioni di euro. Alla cerimonia della posa della prima pietra erano presenti l'assessore regionale infrastrutture Riccardo Riccardi, i sindaci di Cervignano e di Terzo d'Aquileia Gianluigi Savino e Michele Tibald, l'assessore provinciale alle infrastrutture Franco Mattiussi, il consigliere di Autovie Venete Albino Faccin e il presidente di Friuli Venezia Giulia Strade Giorgio Santo. La società che mi è stata